Nel corso della mia intensa e controversa carriera di beccacciaio ho appreso diversi segreti per cacciare al meglio e tra questi ve ne sono alcuni che ho eletto a comandamento. Innanzitutto devo precisare all'inclito pubblico che io sono cultore ormai assodato dell'appagamento dei sensi. In altre parole, a me piace cacciare solo ed esclusivamente a modo mio, per appagare appunto i miei sensi. Tutti i miei sensi, compreso il sesto, che è quello di coloro che ci azzeccano, ed il settimo, quello che ogni tanto ti fa sbagliare strategia e ti fa fare la figura del coglione. In ossequio al detto popolare, rievocato dalla scomparsa nonna Maria, la quale sosteneva che ciascuno di noi ha almeno 5 minuti del giorno nei quali si comporta da coglione patentato. Quel giorno di sole di tanti anni fa, in cui ero sceso in campo nella mia riserva di Draga in Croazia, con Beppi, il mio accompagnatore locale, Pietro Sablic, il solito cameraman al seguito, Bullo e Marlov, i setter del mio team, fin dai primi passi mi ero compenetrato in uno scenario realistico talmente affine alla idealizzazione che io ho della miglior caccia dei sensi che se non fosse stato per i dolori alle giunture conseguenza di una rovinosa caduta del giorno precedente che mi richiamava alla mia condizione terrena, avrei vissuto l'incantesimo come se si fosse trattato di un sogno composto dal destino a misura delle mie massime ed immaginarie aspettative. Sì, sì, lo vedi lì giù. Chi? Su. Arri là. Sull'onda di un appagamento globale e preconfezionato da tutti i migliori ingredienti in gioco, compreso quello di avere come meta luoghi e territori della riserva particolarmente cari, mi avviai sulla scia dei miei cani, anch'essi motivati da impalpabili ma fatali attrazioni.